Ciao, sono Don Gogo e oggi vi farò vedere come ottenere questo effetto da così a così. In pratica, il tutto è basato da un tutorial dell'utente Ocasasola di Suflirk, dove ha utilizzato il filtro iPass di Photoshop per ottenere da un'immagine sorgente che è questa un risultato finale che è questo, utilizzando per lo più il filtro iPass. Allora, noi procuriamoci lo script iPass messo a disposizione da Rob sul suo blob, oppure possiamo tranquillamente scaricarlo da Gimp Plugin Registry. In pratica, il filtro che noi useremo è il color, che è quello simile a quello di Photoshop. Ok, togliamo la nostra immagine finale e cominciamo. Duplichiamo l'immagine e a questa applichiamo il filtro iPass. Beh, come avete visto, il percorso a me si trova sui filtri del progetto FX Foundry, ma voi quando lo scaricate potete metterlo ovviamente dove volete. Allora, il primo filtro che applicheremo iPass avrà un raggio di 4 pixel. Diamo ok e avremo questo risultato in modalità luce forte. Questa è in pratica la differenza che vedrete. Possiamo fondere, andiamo in basso e applichiamo nuovamente il filtro, però questa volta con raggio 7. Ok, modalità colore, opacità al 40%. Fondiamo in basso, duplichiamo, applichiamo una sfocatura gaussiana con raggio 9. Ok, a questo ci aggiungiamo un disturbo. Ho lasciato le impostazioni di default. Opacità al 30% e fondiamo in basso. A questo livello, che siamo ormai quasi alla fine, applichiamo una maschera di contrasto. Ho impostato un raggio di 30 e una montare di 1. Riduciamo. Ok, applichiamo. E questo è il nostro risultato finale. Nei dettagli. Originale, finale. Con lo stesso procedimento potremmo avere anche questi altri risultati. Adesso vi faccio vedere. Originale, finale, dettaglio, originale, finale. Apriamo un altro. Originale, finale. Ok, semplice, veloce. È il tutto fatto tranquillamente con Gimp. Un saluto.